e 2 anni, questo è il secondo anno, che addirittura oltre ad aver validità del campionato italiano è anche gare internazionali, in quanto ci sono partecipazioni straniere. Anche quest'anno abbiamo degli austriaci presenti. E quindi questo insomma ci fa molto piacere, perché il fatto che magari dall'Austria vengono qua a correre a Pesaro, insomma, ci fa piacere, anche perché chiaramente io, come ho sempre detto, Coppa Faro diciamo è una manifestazione sportiva automobilistica, ma non vuole essere una cosa fine a se stessa, vuole essere un qualche cosa che porti del bene al territorio. Cioè, nel momento in cui ci sono delle persone che mi dicono che precedentemente non era mai stata a Pesaro, adesso magari c'è qualcuno che viene a farsi anche una settimana di vacanza, la cosa è molto positiva. Oltre al fatto che, meno male, faccia conto che ci sono circa 80 macchine, 83 macchine mi sembra iscritte, per cui diciamo c'è un movimento di persone di almeno 300 persone, minimo 300-400 persone, perché fra meccanici, accompagnatori e altre persone siamo a questi livelli qua. 83 equipaggi iscritti vengono un po' da ogni dove, perché allora a livello italiano ci sono siciliani, ci sono piemontesi, ci sono friulani, ci sono veneti, parecchi toscani, parecchi emiliani, marchigiani, abruzzesi, quindi diciamo è variegata. Il 7 in pratica le vetture arrivano e provvedono, diciamo, a svolgere quelle che sono le cose burocratiche, nel senso che vengono fatte le verifiche sportive, quindi controllati tutti i piloti, il loro equipaggiamento, perché anche in questo caso sono tutti equipaggiamenti a norme FIA. Dopodiché vengono verificate le vetture. Le vetture devono essere, cioè verranno verificate, saranno verificate per controllare che siano rispondenti alle caratteristiche. Dopodiché sabato, con inizio alle 14, ci sarà i turni di prova in 2 manche e solitamente quella che è l'esperienza intorno alle 17:30 circa finisce il tutto circa, e domenica mattina si partirà alle 8:30, questo anche perché per fare in maniera tale da creare il minimo disturbo alle attività commerciali e ristoranti che sono lungo il percorso, in maniera tale che la storia ci insegna che intorno alle 11:30 solitamente abbiamo sempre terminato. Ecco, ma questo perché? Perché io dico che fra l'altro i ristoratori lungo percorso il 90% ci assiste, diciamo, economicamente a livello di sponsorizzazioni. Questo per farvi capire quindi che è una cosa, credo, abbastanza gradita, e noi di contro cerchiamo di avere il massimo rispetto. Tengo a precisare che il tempo in cui impegneremo la strada è circa di 3 ore/4 ore al massimo, non di più. E diligentemente, perché credo che bisogna avere rispetto di tutti, abbiamo sempre provveduto ad informare coloro i quali, le poche persone che sono lungo il percorso, che in caso di evenienze, di urgenze, hanno i riferimenti telefonici, ma non solo. Siccome lungo il percorso ci sono qualcosa come 24 postazioni con 42 steward e ben 12 persone della protezione civile, in ogni momento, se dovessero avere delle esigenze, ce n'ha sempre uno davanti a casa, lo contattano, questi contattano il direttore di gara, se c'è l'esigenza si ferma.